lui non poteva, allora ha detto Johnny Depp, diamo andare a mano, che se no non risolviamo il film. Raccontaci questo incontro con Johnny Depp. Lui è fantastico, perché il regista, non è un regista, che era Florian Henkel, tedesco, che vive a Los Angeles. E Johnny Depp, io parlo l'inglese, non fluently, ma insomma con un bello coach uno lo fa. Però mi ricordo che ogni tanto lui, siccome è un attore di quelli che va a braccio un po', ogni tanto si allungava e non capivo quando finiva, no? Però guardavo così con la sigaretta, sotto questo che c'è il tavolo, no? Mi dava una botta col piede, gli ho detto che ti capivo. Mica capivo, mi dava una botta sotto, non si vede, io ripartivo. Ah, lui in quel film c'era anche Angelina Jolie, che è bellissima, insomma, però era la diva americana, 10 guardie del corpo, marito Brad Pitt con i bambini. E poi mi ricordo che in quel caso lì uno schizzetto di calcio è andato nell'occhio del figlio di Angelina Jolie, allora io gli ho dato anche l'indirizzo di Focosi, che era il mio oculista, allora dopo Brad Pitt mi ha ringraziato. Tutti gli amici miei a Venezia mi vedevano con Brad Pitt, cioè, grazie, ma che cazzo hai fatto? Non capivano, dice. E vabbè, Angelina Jolie è la diva di Hollywood, invece Johnny Depp è uno come noi, capito? Uno carino, come proprio figlio dei zingari, perché quando finivamo di girare, mentre quelli cambiavano le luci, giravamo di notte, quindi fino alle 4 o 5 del mattino, ci andavamo a fare una sigaretta seduti sui gradini del ponte di Venezia, quindi è uno alla mano, uno che anzi poi mi diceva, sai, io adesso sto così bene qua, poi quando ero ancora sposato con la francese, vado a Parigi, sto bene, non mi tocca tornare a Hollywood, ma io sono un attore di Hollywood, a me Hollywood mi dà l'ansia, perché poi mi ricorda cose brutte, il mio amico che è morto, River Phoenix, che è morto, eravamo un locale insieme, insomma. Era un uomo con una grande umanità e questo è ricchissimo, mi ricordo. Gli ho detto, senti, io ho una casetta a Capri, ho tre camere, vuoi venire ospite? Senti, ma io ho un'isola con tre spiagge. Ma bello degli